Evidenzi alcune, anche perché appunto ci riporti alle persone in questo libro, quelle che tu hai incontrato e quelle che hanno attraversato le pagine più interessanti della storia italiana. Si intitola Controstoria dell'Italia, dalla morte di Mussolini all'era di Berlusconi. Però a questo punto mi chiedo perché controstoria? Forse era meglio Mughini contro la storia d'Italia, così come no, si è sempre sarebbe raccontata. Sarebbe stato presuntuoso. Il termine controstoria, onestamente, lo hanno avuto in casa editrice. E volevano sottolineare con questo termine controstoria che rispetto a certe cadenze abituali del racconto, che ripeto individuano qui il bene, qui il male e vanno avanti per queste direzioni, questo è un libro di cui tu non capisci di chi l'autore è amico o nemico, capisci? Ma perché così? Perché io non ho un amico o un nemico. Beh, certo, delle persone che ho ammirato enormemente. Leonardo Sciascia è stato un maestro e tutto il resto che può essere un uomo. Ma non mi avvento contro Tizio, contro Caio, pensando che loro siano i rappresentanti massimi del male del mondo. E lo fai anche per l'appunto, lo diciamo a voce alta perché è tanto di questo che si parla in questo periodo storico, rispetto a ciò che è stato il fascismo, ma rispetto anche alle lotte estreme della sinistra che hanno portato anche dei delitti feroci e dalle quali tu prendi le distanze, l'hai già fatto anche in un altro libro precedente rispetto al quale insomma... Assolutamente, noi eravamo nati all'insegna per l'appunto del rock and roll, dei nuovi libri che leggevamo, eccetera, eccetera, della passione civile, ideale, le lotte per i più poveri, eccetera, e da noi sono venuti un bel gruppo di assassini. Da noi sono venuti, io molti, non dico che erano miei amici, ma li conoscevo bene, molti li conoscevo bene, che sono andati lì a sparare alle spalle. Lì nel libro io nomino un personaggio che non è noto, il commissario Esposito. Il commissario di polizia Esposito, che aveva 36 anni, lavorava a Genova ed era un professionista coi fiocchi, ne aveva trovati e ne aveva scovati i delinquenti. Lui aveva rifiutato sia la scorta sia di portarsi la pistola. E su un autobus gli spararono 14 colpi di pistola. Ti voglio far commentare, visto che sei qui, una notizia proprio di oggi, perché tu hai dichiarato che il fascismo c'è stato ed c'è stato talmente in maniera profonda nella nostra storia recente che del tutto è naturale che riemergano i sintomi come una febbre. Come una febbre. Come una febbre, che non significa naturalmente che domani mattina dei signori col manganello, con la camicia nera, eccetera, eccetera, daranno l'assalto a non so chi, sono stupidaggi. È di oggi, il fascismo però c'è stato, sì, ed è morto nel 1945, non un'ora dopo. È di oggi questa notizia che il condominio dove abitò Matteotti... Ho letto. Ha bocciato l'idea di una targa. Sì, dice, troppo vistosa. Sì, impattante, dice. È pazzesco. Troppo impattante. Che ne pensi? Troppo vistosa, pazzesco. Ho letto con stupore, insomma, dinanzi a una morte, e a quella morte, e a una morte che ha quel peso nella storia d'Italia, loro stanno lì a misurare col decimetro se la targa è così e così. È la targa impattante o il contenuto della targa? Risposta non facile. Però ci tenevo perché in questo libro è spiegato come per l'appunto quando pensiamo di avere la verità in tasca e farne un vessillo. Forse non ne abbiamo mai di verità in tasca. La verità la costruisci faticosamente, giorno dopo giorno, e talora avendo il coraggio anche di dire lì mi sono sbagliato, capisci? L'ultimo passaggio che mi piace evidenziare è questo. Dici, oggi sono al capolinea della mia vita e mi interessa solo essere una brava persona.
È un atto di libertà essere oggi delle brave persone? Beh, io direi di sì. Direi un grande atto di libertà. Gianpiero Mughini, Controstoria dell'Italia, edizione Bompiani. Grazie, grazie Gianpiero di essere stato con noi.